È chiaro che il Covid rappresenta da adesso in poi uno spartiacque veramente sostanziale. Cioè il turismo sarà comunque in futuro, è stato nella scorsa estate, lo sarà ancora di più, probabilmente il prossimo anno e negli anni a venire, un turismo di prossimità, un turismo lento e sostenibile. E quindi è proprio diciamo, il dovere dell'amministrazione pubblica, insieme a tutti gli operatori del settore, gli operatori turistici e commerciali, è quello di come dire, riqualificare e anche ristudiare il prodotto turistico sulla base della nuova domanda che si verrà a creare. Noi come piccolo centro diciamo, di periferia potremo sfruttare, come abbiamo fatto anche in passato, il vantaggio della vicinanza di una metropoli come Roma, e, però chiaramente dovremo lavorare in sinergia con tutti gli enti, sia territoriali e con tutti gli attori sociali del settore turistico, parlo quindi degli operatori e dei produttori, alla creazione di un nuovo prodotto, alla creazione di una nuova strategia di marketing che sia veramente differente e rivista. È chiaro che l'investimento in termini di risorse economiche che noi abbiamo avuto fino ad oggi non lo dobbiamo abbandonare. Questi mesi di pausa ci devono servire per non farci trovare impreparati poi. Ci devono servire per una nuova programmazione e allo stesso tempo, diciamo, noi sentiamo sempre dire che dobbiamo partire dal turismo, che il turismo è il volano dell'economia, come lo è la cultura. È il momento per tutti noi amministratori locali e anche di tutti gli altri enti di crederci sul serio. È il momento di lavorare insieme, di lavorare in maniera seria e investire.